Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: Bianca Guaccero è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo nostrano. La bellissima punta di diamante di casa Rai ha deciso di sfoggiare un taglio di capelli fresco e sbarazzino che mette in risalto i suoi bellissimi lineamenti. Mora e conturbante, la conduttrice è seguitissima sui profili social dove si diverte a condividere con i followers parte della sua quotidianità. Di recente ha postato delle foto che la ritraggono splendida con il caschetto. Il caschetto di Bianca Guaccero è il vero must dell'estate. Bianca Guaccero è una delle donne più apprezzate del piccolo schermo italiano. Ha lavorato come attrice per poi passare con straordinaria disinvoltura alla conduzione. Oggi è una delle protagoniste più apprezzate del tubo catodico, solare, spigliata e bellissima. La Guaccero è amatissima dal suo pubblico. Di recente, la conduttrice ha catalizzato l'attenzione del popolo dei social con uno scatto davvero bellissimo che la ritrae con un taglio di capelli davvero sensuale che enfatizza i suoi lineamenti perfetti. Stiamo parlando del caschetto, un taglio di capelli intramontabile che dona sensualità e dolcezza a qualsiasi donna. Eccola in questo scatto sfoggiare tutta la sua bellezza prorompente, il caschetto le dona particolarmente mettendo in risalto lo sguardo felino. Di fatto è il taglio più desiderato dell'estate, e dopo averlo visto su Silei hanno ben pensato di ispirarsi a lei, correndo dal parrucchiere per chiedergli un look proprio come il suo. Bianca Guaccero, non mi lamento. Per Bianca il tempo sembra essersi fermato. Oggi è una donna consapevole e matura, decisa che guarda al passato con fierezza. A 41 anni il suo bilancio com'è? Le è stato chiesto in una recente intervista che ha rilasciato per Il Messaggero e lei ha risposto: buono, non mi lamento. A 17 anni ho iniziato recitando nel film Terra bruciata di Fabio Segatori. Andavo ancora al liceo. E all'improvviso mi ritrovai sul set con Giancarlo Giannini, Michele Placido, Raul Bova. A 27 anni ho fatto Sanremo con Baudo, dopo il successo di Assunta Spina e Capri, e poi tanto di tutto. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.